Che cosa hai acquistato oggi? Ho acquistato delle stampe, delle cressitre per monitorare il mio tempo. Rigenerare valore dai pacchi anonimi mai ritirati né reclamati, abbandonati e destinati dopo un'attesa massima di 12 mesi al macero. Poste Italiane con Caritas di Roma ha aperto oggi per il progetto Valori Ritrovati il mercatino della solidarietà. Il ricavato della vendita a prezzi agevolati andrà a sostenere l'inclusione lavorativa di adulti in difficoltà. Due i primi contratti avviati visto il successo dell'iniziativa. Noi non facciamo altro che lievitare con un po' di umanità questi oggetti, valorizzarli finanziariamente, per cui anziché chiedere alle persone un aiuto finanziario offriamo anche qualcosa. Gli oggetti che vedete qui, la quasi totalità, sono appunto i contenuti di questi pacchi che prima andavano in discarica, venivano smaltiti, quindi con costi e con un impatto negativo sull'ambiente. Nel 2018 sono stati 44.000 i colli senza proprietario, né ritirati né reclamati, dei due terzi si è risalito al legittimo proprietario, dei restanti 17.000 eccone una parte, tra cui un passeggino per il cane, sacche da golf e vaschette per setacciare l'oro. Io ho trovato un vinile a cui tenevo molto e una spazzola praticamente nuova e la guida Gambero Rosso 2018. Un'analisi sulla nostra società, con estrema facilità mandiamo qualsiasi cosa al macero. Ecco, noi come Caritas reputiamo che al macero non si mandano così facilmente, non si devono mandare così facilmente negli oggetti, nelle persone, ma vanno rivalorizzati.